Buongiorno a tutti cari YouTube e benvenuti in un nuovo video del mio canale. Oggi siamo in camera mia perché oggi ritorniamo a fare un video normale. Oggi ritorniamo a fare un video su una recensione di un videogioco! Dopo tantissimo tempo, quindi sigla! Oggi parliamo di un gioco che ho acquistato poco fa con l'arrivo della PS4. È stato uno dei primi che ho acquistato però da GameStop e non era incluso nell'acquisto della console. Ho preso Mortal Kombat X. Mortal Kombat 10. A me piace tantissimo la saga di Mortal Kombat. Piace il gioco in sé, mi piace il picchiaduro e lo metto. E dopo Tekken, la mia seconda serie preferita è senza dubbio Mortal Kombat. Ma oggi parliamo di Mortal Kombat X, l'ultimo che è appena uscito. Io non ho XL, ma ho solo X. Però ho appena finito oggi la storia e siamo qui oggi per parlare proprio del gioco. Cosa possiamo dire di Mortal Kombat X? Allora, Mortal Kombat X è un bel gioco. Un bel gioco, ma attenzione, la storia, devo essere sincero, mi è piaciuta, ma non è che mi ha lasciato così tanto piacere, perché comunque, cioè non è che mi è piaciuto così tanto, perché Mortal Kombat X sì, presenta un stile di trama che potrebbe essere un film, praticamente sembra di vedere un film con parti di combattimento e parti dove ci sono i bullet time, quello di premere al tempo giusto il tasto, ma che sono molto semplici, quindi sono pochi e non sono neanche tanto difficili, e se sbagli non vanno a modificare quella che è almeno per il 90% delle volte non va a modificare la storia. Oppure non fa succedere niente di granché, magari sono soltanto uno o due pugni in una o due battaglie con i bullet time, ma non sono neanche tanto importanti come bullet time. Invece la storia alla fine si presenta comunque bene, con buoni personaggi nuovi, alcuni invece intrattabili, alcuni mi sono piaciuti, alcuni meno. E la cosa che un po' mi ha dato fastidio è che certi personaggi dello scorso titolo hanno un ruolo poco principale, diciamo, sembrano più delle comparse, si vedono magari in quei tre combattimenti lì e poi basta. Faccio un esempio: Liu Kang, che è il personaggio principale, diciamo, che nel 9 andrà a sconfiggere Shao Kahn, nel 10 si vede come zombie per tre combattimenti, tra l'altro è anche molto odioso come personaggio, perché alla fine è odioso da combattere, cioè come avversario, perché fa sempre le stesse mosse, figa. È sempre quella che tira 100 pugni al secondo e la bicicletta, non fa altro, figa. Oppure altri personaggi che fanno sempre le stesse mosse. Faccio un esempio: Shinnok corrotto, quando diventa un diavolo, Shinnok è il cattivo di turno, che usa per 5 volte di seguito l'attacco di fuoco. Oggi avrò lanciato due cuscini e una scatola di biscotti dalla rabbia, cioè. Questo è anche un gioco che ti fa molto arrabbiare certe volte, va detto, perché comunque anche nel mio caso non posso usare il tasto per la difesa perché si blocca il personaggio, ma perché è un problema del joystick, non è un problema del gioco. Però diciamo che a me non fa tanto la differenza, perché alla fine la parata non la uso nemmeno quando vanno tutti i tasti, per dirti, cioè non la uso mai, soprattutto in Mortal Kombat, dove bisogna premere R2. Magari in Tekken la uso molto di più, perché in Tekken basta andare indietro per difendersi, qua bisogna premere R2, è un po' diverso, però io già prima non lo usavo. Cos'altro c'è da dire? Hanno tolto la torre, quella delle sfide che c'è in Mortal Kombat 9, che era forse la cosa più bella, ma hanno messo le classiche torri, quelle che vai nemico sopra nemico, 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 continui a sfidare i nemici fin quando non muori, Cristo, ed non è male.
Le fatality, alcune sono diventate veramente più semplici, alcune poi ci sono quelle un po' più difficili, ci sono, hanno aggiunto, vabbè c'è ancora la brutality, hanno aggiunto la stage fatality se non sbaglio, cioè hanno aggiunto la factory kill che, faction kill scusa, la faction kill che praticamente tu quando inizi il gioco devi scegliere una delle 5 casate che ci sono e facendo la faction kill, usi una specie di, è una specie di, come posso dire, di stage fatality, ma dedicata alla tua fazione. Cos'altro è stato ampliato in Mortal Kombat? Senza dubbio il fatto di poter prendere gli oggetti e usarli contundente come se fosse Injustice, e questo non è male, cioè l'inattività col gioco in sé, con lo stage, è veramente qualcosa di ottimo, cioè finalmente hanno comunque fatto un passo in avanti con questo opzione. Va detto una cosa, il finale non è niente di che, a me il finale sinceramente sì, ok, è stato un bel finale, però Cristo, figa, siamo di vedere un film di supereroi dove il più forte sta perdendo, a un certo punto diventa forte, non si sa perché, e uccide il cattivo di turno, cioè, come posso dire, è una roba già vista, ritrita e rivista 100 miliardi di volte. Però dopo tutto, comunque tutto, non è male, assolutamente è un ottimo gioco. Io lo consiglio se siete appassionati del brand, se siete appassionati dei picchiaduro, se vi piacciono anche le cose un po' cattive, un po' violente, poi logico che se questo gioco non vi piace perché siete dei moralisti del cazzo, allora non ho capito un cazzo. Se invece non vi piace perché non vi piace il genere, pazienza. Comunque Mortal Kombat io ve lo suggerisco, nonostante sia comunque anche molto macabro in certi punti di vista. Veramente. Faccio vedere il giochetto, il disco, il giochetto, come chiamate? Il disco con il dragone classico di Mortal Kombat che adoro fortemente. Qua c'è un piccolissimo, qua ci sono i bonus codici, i codici del bonus, una con questo, credo sia Sector forse, però non sono sicuro. E poi vabbè c'è Goro come vedete e il coso del, come si chiama, del PlayStation Plus. E poi abbiamo il manuale di istruzioni, metto qua un attimo che è una roba, non è neanche un manuale di istruzioni perché alla fine vediamo, abbiamo il contatto di licenza che va bene, tornano le classiche note che non caga mai nessuno, due pagine intere e niente sul gioco, però alla fine anche Mortal Kombat lo impari giocando un po' a caso, perché alla fine devo dire la verità, tra Mortal Kombat e Tekken ho preferito Tekken, perché in Tekken fare le combe è più semplice di Mortal Kombat e ti fa venire più l'adrenalina. Però Mortal Kombat a livello di cattiveria e anche di personaggi forse mi piace di più di Tekken. Adesso Tekken dovrebbe uscire, Tekken 7 nel 2017, quindi l'anno prossimo. Quando probabilmente prenderò anche Tekken 7, probabilmente farò anche un confronto fra i due giochi, perché è giusto farlo, figa, è giusto farlo. Vi leggo soltanto quello che c'è scritto dietro. Mortal Kombat X porta la leggendaria serie alla nuova generazione, combinando prestazioni cinematiche con un nuovo gameplay dinamico per creare l'esperienza di combattimento più brutale di sempre. Variazioni di personaggio, è vero, perché i personaggi sono molto di meno, ma sono molto di meno perché puoi fare puoi variare il tuo personaggio, sembra 3 volte, 4 volte, ci sono un sacco di costumi per variare da personaggio a personaggio. Finisci ma annienti i tuoi avversari con immense brutality e incapacitanti fatality, che sono, l'ho detto, ce ne sono due che sono semplicissime, poi ci sono quelle classiche, un po' più difficili, un po' più toste, poi ci sono le brutality, ci sono le stage fatality, le faction fatality, vedi tu e via dicendo. Va detto un'altra cosa di questo gioco, l'aggiunta continua a avere l'X-Ray, che in questo caso si articola in tre linee. La prima è
che non ho capito che cosa serve ancora. La seconda, che mi sembra sia per forse per fare la brutality, forse, ma non mi ricordo. La terza o si usa per la breaker, la classica breaker, o per fare la X-Ray, che sono sempre molto belle, molto divertenti, molto cattive. Trama cinematica, gioca l'epica saga di Mortal Kombat X, mentre la nuova generazione di combattimenti si unisce alla battaglia. Va bene, è stile film, in effetti è vero. I personaggi sono, cioè, sembra di vedere proprio un film con delle interruzioni da combattimento, quindi ci sta, i personaggi sembra che siano abbastanza per comporre la storia, abbiamo 12 capitoli, ognuna dedicata a un personaggio che alla fine sono 3-4 battaglie a personaggio. In finale ho detto, anche la scelta del personaggio finale per battere Shinnok non mi piace, sinceramente, questa scelta. Comunque, io vi consiglio Mortal Kombat, lo promuovo e non gli do un voto perché non glielo voglio dare adesso perché comunque sia, non ho giocato all'online. Ho giocato poco alle torri, ho appena finito la storia. La cripta poi abbiamo, la cripta è un'altra sorpresa. La cripta è una sorpresa ottima perché comunque è stata realizzata molto più tenebrosa, ti mette più ansia, tu entri perché comunque ci sono dei pezzi in cui ci possono essere dei jump scare addirittura. La cripta ti mette addosso un'ansia quando ci sei dentro. A me mette un'ansia terribile. Poi non lo so agli altri, ma a me mette molta ansia. Comunque io anche la cripta che non ho ancora sbloccata tutta la promuovo il gioco. E figa, non gli do un voto perché non mi sembra ancora il caso di dargli un voto. Questo è Mortal Kombat, non c'è niente da dire. E con questo video io vi saluto e vi rimando alla prossima recensione.